Ciao e ben trovata, oggi andiamo a provare un prodotto per le labbra che dovrebbe essere molto plumper, ossia rimpolpante, volumizzante, tutoante e estremamente virale, quindi se ne è molto parlato su internet, quindi sui vari social, e vediamo se effettivamente, almeno per le mie labbra che già sono comunque abbastanza carnose, fa la differenza. Io ovviamente, come ogni prodotto del genere, vado a provarlo soltanto su metà delle labbra, quindi su una parte delle labbra, così che possiamo vedere effettivamente se c'è differenza. Sto parlando del Lip SEO di Mulac. È questo gloss che appunto dice di essere molto molto rimpolpante, pizzichicchia, quindi al suo interno c'è sicuramente l'estratto di peperoncino, ma vediamo se appunto è un effetto che è visibile, quindi che si vede appunto che c'è questo volume, oppure se è una cosa proprio blanda. Proviamo subito. L'aspetto è di un classico gloss, leggermente azzurrino. Vediamo sulle labbra come si comporta. L'odore è buonissimo, eh? L'aspetto iniziale ovviamente è di un gloss, quindi questo effetto così bagnato molto molto bello, devo dire, mi piace. E il profumo è un profumo quasi di mirtillo, frutti rossi, buono buono buono. E adesso non ci resta che aspettare. Dopo pochi secondi inizio a sentire un leggerissimo pizzicore, vediamo se appunto è una cosa che andrà progredendo oppure rimane così. Sta diventando un pochino più intenso, quindi inizio a sentire appunto il pizzicore diventare un bel po' più concentrato, intenso. Intanto monitoro le labbra per vedere se ci sono cambiamenti. Allora, sicuramente si stanno arrossando un pochino, quindi significa che l'estratto di peperoncino sta agendo, quindi sta andando a stimolare, diciamo, il tessuto delle labbra, quindi la mucosa, e sta facendo in modo di apportare, diciamo, più sangue in superficie, quindi di dare questo, questa sensazione, questo aspetto più turgido proprio grazie a questo principio. Sta aumentando sempre un pochino di più il pizzicore, è comunque sopportabile, però devo dire che inizio a sentire appunto che le labbra si stanno un po' gonfiando. Il pizzicore continua a diventare ancora più intenso, quindi sta mano a mano sempre più crescendo. Intanto continuiamo a monitorare la situazione, mi sto guardando allo specchietto. E sembra che effettivamente un pochino si stiano gonfiando. Sì, un pochino più turgide. Ancora, diciamo, non troppo evidente, non troppo importante. Però sicuramente la sensazione di calore è ancora forte, quindi probabilmente sta ancora andando a lavorare. Devo essere sincera, mi piace sempre provare questi lip plumper per vedere appunto la differenza su labbra che non sono proprio piccole. Perché? Perché su labbra piccole anche un leggero turgore, un aspetto leggermente più turgido, già fa la differenza. Ma se vogliamo avere un aspetto più voluminoso di labbra che sono comunque abbastanza voluminose, secondo me la differenza, diciamo, l'efficacia di un prodotto è ancora più difficile da notare. Quindi se un prodotto è veramente buono, è su questo tipo di labbra che si vede, insomma. Il fatto che diventino così un pochino arrossate mi piace tantissimo, perché dà proprio un aspetto bello vivo in salute, e appunto essendo semplicemente un gloss è molto interessante. Stanno diventando effettivamente più rosse e un pochino più voluminose, non so se si nota la differenza in camera.
ma dal vivo, diciamo così, a specchiarmi, la differenza si vede. Sì, le labbra si stanno effettivamente gonfiando. Se vedete, sembrano proprio belle carnose, belle rimpolpate. La differenza tra le due metà si vede, è evidente. Sembra quasi un effetto Botox, perché vedete anche qua proprio sotto la mucosa è proprio più cicciottoso, diciamo così, il labbro, quindi sicuramente fa. Poi il fatto che stia comunque mantenendo sempre questo pizzicore costante vuol dire che insomma dura anche abbastanza a lungo, perché molti prodotti lì per lì insomma danno questo effetto pizzichettoso così, appena messo poi dopo nel tempo svanisce. Invece devo dire che adesso insomma sono diversi minuti e continua a durare, quindi questo fa ben sperare che appunto duri parecchio tempo. Ovviamente non è una cosa permanente, non è una cosa che durerà chissà quante ore, però insomma devo dire che già si sta comportando molto molto bene. Quindi insomma, se volete provare un effetto un pochino più di labbra belle cicciottose e pompose, è da provare. La viralità questa volta devo dire che se la merita tutto, perché effettivamente funziona. E quindi insomma devo dire complimenti a Mulac, molto molto soddisfatta. Fatemi sapere nei commenti se questa differenza la vedete, la percepite, se avete già provato in effetti vi è piaciuto, piuttosto che magari invece lo avete provato e siete rimaste deluse, o comunque l'effetto è svanito subito, eccetera eccetera. Sono sempre molto curiosa di leggermi i commenti, le varie opinioni, quindi vi aspetto direttamente sotto. Grazie come sempre per l'attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ci vediamo al prossimo video.